Il patto per lo sviluppo tra le forze produttive e sociali proposto da Mario Draghi tiene banco nel dibattito politico. Secondo il segretario del PD Enrico Letta, bisogna partire dalle diseguaglianze che si sono acuite durante la pandemia e aprire il confronto sul salario minimo. Scettico il leader della CGIL, Maurizio Landini. Più che di patto con le imprese, spiega, serve un progetto paese da costruire insieme alle forze politiche. Come primo passo, il premier Draghi ha convocato i sindacati lunedì a Palazzo Chigi per discutere di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il report dell'INAI presentato oggi, infatti, rileva 180.000 contagi da Covid dall'inizio della pandemia.